vissuto a lungo nei conflitti, tra i soldati al fronte, più ancora con le popolazioni colpite, negli ospedali, assieme ai profughi, cercando di comprendere le loro ragioni e spiegarle. Intanto in Europa si magnificava il nostro come uno dei periodi più pacifici nella storia, ma come vediamo oggi in Ucraina, la guerra è sempre parte di noi e l'avevamo solo rimossa. Per Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera, in prima linea sui fronti più difficili in Iraq, Libano, Afghanistan, Pakistan, Siria, Libia e Ucraina, il conflitto armato è il punto di vista ideale per ripercorrere la sua storia e quella del mondo in cui viviamo. A Passaggi Festival, prima di presentare il suo libro Guerra Infinita, 40 anni di conflitti rimossi dal Medio Oriente all'Ucraina, edito da Solferino, ha ricevuto a distanza il premio giornalistico Andrea Barbato. Cremonesi, infatti, era in collegamento video dal Donbass. Quando finisce la guerra fredda, che era la regola della forza per antonomasia, noi viviamo nell'illusione che non ci sia più guerra, no? Invece no, è semplicemente che gli americani hanno il monopolio della forza. E quello che Putin sta facendo alle nostre porte sta riportando questo principio, quindi sono più forte e ti domino, al suo elemento più elementare. Premio Barbato a Lorenzo Cremonesi è qualcosa che riempie di gioia noi come comitato scientifico, intanto perché e me come giornalista, poi intanto perché è un inviato di guerra. Raccontare ciò che sta accadendo nel Donbass, in questa strana guerra che torna al Novecento, è un elemento importante per tutti i cittadini, sapere quello che accade. Si deve diffidare dalle fake news, si deve pensare che comunque chi è sul campo, chi è che racconta ciò che vede, è come se a lui prestassimo i nostri occhi per capire quello che sta succedendo là. Per questo è un premio che forse più di tanti altri, definiamolo in questo modo, quest'anno non poteva che non arrivare ad uno degli inviati di guerra che sta raccontando quello che sta accadendo nel mondo. A conferire il premio l'assessore al turismo Etienne Lucarelli e Ivana Monti Barbato, moglie del giornalista scomparso prematuramente 26 anni fa. Andrea Barbato, giornalista della carta stampata e della televisione, con i suoi scritti e con la sua presenza televisiva, ha sempre sollecitato la riflessione dei cittadini e ha sempre creduto nell'intelligenza dei cittadini, sia per la comprensione che per la volontà di cambiare le cose sempre in meglio. È stato davvero un grande giornalista, engagé, come si dice in francese, impegnato per il miglioramento delle cose e per un mondo migliore. Altri riconoscimenti verranno conferiti nei prossimi giorni. Venerdì Dacia Maraini riceverà il premio Passaggi, Carlotta Vagnoli il premio Fuori Passaggi sabato sera, mentre il premio speciale della 10ª edizione andrà a Francesco Guccini domenica 26. Intanto Passaggi Festival, dopo l'appuntamento delle 19.30 con Roberto Saviano, proseguirà questa sera dalle ore 21 con tanti altri ospiti. La scrittrice Maura Gancitano sarà al Pincio di Fano, mentre la piazza ospiterà il prefetto ed ex capo della polizia Franco Gabrielli e il giornalista e conduttore televisivo Mario Giordano. La partecipazione veramente eccezionale del pubblico che arriva a Passaggi, ma perché questi racconti di attualità, di storia, di grande cultura della nostra Italia ci fanno crescere tutti. D'altronde, da parte di Passaggi Cultura, che ringrazio fin d'ora, c'è stata in questi 10 anni veramente una grande intelligenza, quella di partire dalle sedi principali di Piazza 20 Settembre con i grandi autori e del Pincio con Fuori Passaggi, per oggi innovare anche con altre rassegne che guardano all'innovazione, che guardano al digitale, che guardano ad altre rappresentazioni. Quindi veramente una crescita importante. Noi ovviamente non solo siamo vicini a Passaggi dal punto di vista organizzativo, ma ormai tutte le istituzioni come il Teatro della Fortuna, come la Memo Montanari, diciamo tutte le attività economiche cercano di rappresentare al meglio questo momento. Ecco, questo succede solo quando tutto si radica nella città e la manifestazione stessa diventa la città in questa settimana.